Ladies, bentornate sul mio canale. Finalmente torno con un video cose di casa che avrei dovuto fare già tantissimo tempo fa. Infatti, ho tutte le cose lasciate lì perché se comincio a sistemarle non le vedrete mai più. Queste sono cose che ho preso in campagna, in un negozio che si chiama Oscar Cerami e da Tiger. Quindi, insomma, vi faccio vedere un po' di acquisti misti. Partiamo con Tiger, stavo già cominciando a spacchettare. Eccoli qua. Fatto impacchettare bene perché dovendo portarle in treno, insomma. Allora, ho preso questo portagioie che cercavo da tanto tempo e che non avevo più trovato. L'avevo preso in prima battuta, poi lo posai perché stavo con Megan, insomma, l'avevo messo via. Finalmente l'ho ritrovato, è appunto questo bellissimo portagioie oro con il suo pomellino e dentro è in questo bel verde acqua. Mi piace molto, sapete, io ho tantissimi bijou, quindi sono sempre alla ricerca di nuove scatoline dove riporli. Andiamo avanti. Sinceramente non mi ricordo cosa uscirà da queste cosine qui, quindi le vediamo insieme. Ok, ecco, anzi questa mi serviva, la lascio fuori, domani me la porto. È la tazza con la M. Io ne ho già una, sapete che sono già stata fortunata una volta ad averla trovata, l'ho ritrovata, quindi questa qui la utilizzerò in ufficio come portapenne, molto molto carina, sapete che mi piacciono le lettere, quindi domani la porto via e ci metto tutte le penne dentro, a posto. Passiamo ad Oscar Cerami. Vediamo insieme ragazzi cosa c'è perché non ricordo. Ah, sì. Ho preso un altro di questi. Aspettate, ve lo chiudo. Bicchieroni qui, ve ne avevo già fatto vedere un altro, forse nei preferiti, mi sa, un video e poi su Instagram. E sto sudando, non so se si nota. Oddio, questa maglia a tre quarti, faceva un po' freschino, ma niente. Comunque, niente, ho voluto prendere anche questa qui che è rosa con questo dolcino sul davanti, il tappo grigio perché l'altra ha il tappo rosa, quindi riesco ad intercambiarli perché il grigio secondo me sta benissimo con il rosa. Poi peschiamo questo è un coperchio. Aiuto, ok. Apriamo, apriamo. Questa è la carta qua, molto carina di Oscar Cerami. Vediamo. Ah sì, ecco, sempre per la stessa cosa che vi dicevo prima dei bijou, faccio un po' di rumore, ho preso questa scatola che trovo deliziosa, questa qui di ceramica bianca con il dettaglio in argento e il pomellino a forma di cuore, mi piace tantissimo, l'ho pagata una sciocchezza perché appunto i prezzi da Oscar Cerami sono molto accessibili, in Campania c'è in diversi paesi, non so. Sinceramente, se c'è anche nel resto d'Italia, dateci un occhio, insomma. Poi ho voluto prendere dei fiorellini finti. A me piacciono molto i fiori finti perché purtroppo non riesco a tenere in vita quelli veri. E che bello! E più che altro mi dà fastidio che, Fiorellini. brava, mo, loro li avevano insomma in un bellissimo vaso. Questa è Megan che era venuta, sta facendo casino. Loro li avevano in un bellissimo vaso, ovviamente c'era un mega mazzo, quindi erano bellissimi insieme. Ne ho preso qualcuno per fare un vasettino più piccolo. E sono queste ortensie, di cui mi piacevano molto i toni, perché io ce l'ho sul bianco e trovarle fatte bene è difficile. Si cade spesso nel kitsch con quei colori un po' troppo forti. Queste invece, vedete, sono sfumate in un lilla e in un rosino chiaro. E insieme, secondo me, sono davvero carine, quindi le ho prese. C'era poi questo set di cestini a forma di cuore, che costavano secondo me veramente poco e quindi li ho presi. Allora c'è il cestino piccolino in vimini bianco, c'è quello medio, piccolo medio, vedete? E poi c'è il mega cestino grande. Quindi appunto li ho voluti prendere e questi se non erro li ho pagati tutti e tre 10 euro. Tutte le cose che vi ho fatto vedere, ragazzi, si aggirano tra i 5 e i 10 euro, oltre ovviamente quelli di Tiger che sapete hanno dei prezzi bassissimi. Infine c'è un mega mega vaso che mi sa si sia rotto, perché sento un rumore. Sì, si è spaccato. Ragazzi, si è spaccato. L'ho portato in viaggio e si è spaccato. Vediamo se lo riesco a reincollare. Era bellissimo. Sono molto triste. Va bene. Si sono spaccati due pezzi, quindi forse riesco a sistemarlo, non credo.
Non credo di riuscirci, però. Allora, vi faccio vedere come doveva essere. Doveva essere questo qui. Molto bello, con il simbolo della corona. Ma appunto è questo qui. Niente, si è rotto. Io lo riattacco, non mi interessa, perché mi piace, anzi l'effetto rotto mi piace ancora di più. Magari lo giro dall'altro lato, quando tutto manca lo utilizzo lo stesso, pace e bene. I problemi della vita sono altri. Mi dispiace perché trasportare le cose da giù a su, effettivamente, o da su a giù, ogni volta ho sempre queste sorprese e non è che la cosa mi faccia tanto piacere. Quindi chiudo questo video con un velo di tristezza. Va bene, scherzo, però veramente piaceva tanto, poi l'ho pagato, insomma. Comunque, niente, si è spaccato, ragazze. Facciamo un minuto di silenzio per il mio vaso rotto e porterà bene almeno. Chi lo sa, no? Quelli sono i vetri che quando si rompono portano bene. Vabbè, io... Ah, c'è l'ultima cosa che volevo farvi vedere, eh? Un attimo, eh? Ho finito lo spazio dove mettere le cosine. È questa borsa frigo, che trovo carinissima. Questa che conteneva tutte le cose che vi ho fatto vedere. Sembra piccolina, in realtà è capiente, molto capiente. Vi dico anche i litri, se vi interessa. Borsa termica, 16 litri. Questa. E l'ho pagata pochissimo perché costa tipo 5 euro. Cioè io qui ne ho acquistata una che è la metà della metà della metà, più stretta, più piccolina, l'ho pagata 5 euro. Questa giù ragazzi 5 euro e dentro ci entro anche io. Quindi per farvi capire la differenza di prezzo di alcune cose che a volte trovo tra giù e su. Va bene, spero che i miei acquisti vi siano di ispirazione, vi siano piaciuti, vi aspetto come sempre nei commenti e vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao ladies!